Prego, cominciamo con i lavori, se non mi dispiace. Invito il consigliere Violetta, che ha riportato il maggior numero di voti, di preferenze individuali, ad assumere la presidenza provvisoria fino all'elezione del presidente che sarà espresso dal consesso, perché così prevede la legge. Il consigliere assunto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze risulta essere il consigliere Sidone. Ti invito ad assumere la presidenza. Grazie dottoressa, signori consiglieri, signor assessore, signori cittadini presenti, buonasera e scusate un po' il ritardo, ma sono i lavori del primo consiglio e giustamente si perde un po' di tempo. Allora, se iniziamo, posso fare l'appello, lo fa lei? Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Proseguiamo. Uccello Luce. Con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune in armonia con gli
della Repubblica e della Regione. Messina Franco. Messina Franco. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza dell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune. Giordano Sebastiano. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse. E di agire per il bene di tutti i cittadini e della città.
del giuramento del sindaco, passiamo al punto 4, è l'esame dei requisiti di eleggibilità e delle ipotesi di incompatibilità e di incandidabilità alla carica e conseguente comparita dei consiglieri neoeletti. Dottoressa? Dalla legge regionale 24 giugno 1986 numero 31, legge che senz'altro avete avuto modo di conoscere al momento in cui vi siete candidati. Ci sono poi delle cause ostative alla candidabilità del consigliere comunale. Sono quelli riportati. E sono quelle previste dall'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 1967. Io ritengo che tutti abbiate avuto occasione di leggere attentamente questi articoli al momento in cui siete candidati. Il Comune, il Consiglio adesso è chiamato ad un accertamento delle promozioni. Se ritenete di conoscere gli articoli, e allora si può passare alla votazione. Diversamente, a richiesta di solo uno di voi altri, io comincerò a leggere questa normativa articolo per articolo. Ditemi se qualcuno ritiene che io debba leggere gli articoli. Che cosa? Se, allora, se, no, se, sì, sì, no, tutti noi. Se qualcuno chiede di che la dottoressa legga gli articoli di incandidabilità, eccetera, eccetera, quello che ho detto poco fa, se anche uno solo dei consiglieri lo chiede, la dottoressa li leggerà per intero, ma se siamo tutti d'accordo di. L'ufficio annunciare. Ma già l'ufficio hanno già controllato per me. E scusa. Allora, nessuno. Controllo istituzionale
sull'amministrazione della provincia e del comune, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici, i membri del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, altresì nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali, alle prefetture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate, nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori, i dipendenti della provincia e del comune per i rispettivi consigli, i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale e i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune in cui il territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipende, i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune in cui il territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionati, dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionati, i legali rappresentanti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della provincia o del comune, gli amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o aziende dipendente rispettivamente della provincia o del comune, i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica rispettivamente in altra provincia, comune o quartiere. Le cause di ineleggibilità previste nel numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissione, trasferimento, revoca dell'incarico del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7 e 12 del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità previste nel numero 9 del primo comma non si applicano ai titolari di farmacia che ai sensi dell'articolo 11 della legge 2068 numero 475 richiedono la sostituzione per la durata del mandato con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale e economica della farmacia. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provvede, la domanda di dimissione o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo della presentazione. La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assenso, fatta salva l'applicazione delle norme di quella legge 12 dicembre 1966, numero 1078, 20 maggio 1978, numero 300, e 26 aprile 1974, numero 169, e successive modifiche. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato. Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e 9 del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale. Articolo 10. Vi avviso, c'è un'altra 60 articolo. Allora, andiamo avanti. Sì, possiamo. Prego. Si accomodi però. Se io devo leggere, lei si deve accomodare. Se no esce dal consesso. Lei si accomodi, se no esce dal consesso. Articolo 10. Incompatibilità. Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceve in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente. Comma 2.
Colui che come titolare, amministratore, dipendente, con potere di rappresentanza o di coordinamento, apparte direttamente o indirettamente in servizi, esenzioni di diritti, somministrazione o appalti, rispettivamente nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionati da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione. Il consulente legale amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui è numero 1 e 2 del presente conto. Colui che... Come dire, siete sovrani? Interessava a quel punto là. Allora, se l'intero consiglio è d'accordo, lo diamo il quarto punto. Sì. Allora. Per l'unità sanitaria le stesse cose? Credo di no. Ci sono altri consiglieri che vogliono, che dobbiamo proseguire, consigliere Giordano, consigliere... Va bene così? Possiamo... Il consiglio è sovrano, decidiamo. Va bene? Va bene. Abbiamo esaurito il quarto. Passiamo al quinto punto, eventuale surroga di consiglieri non convalidati decaduti dalla carica. Sto leggendo tutto il punto. Allora, votiamo per il quarto punto, che è per la convalida. Allora, votiamo il quarto punto per la convalida. Allora, consigliere Carlo, stiamo votando? Se... No, 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 no. Oh, no, non ci sono. Stiamo votando velocemente. Allora, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario lo tenga passato. All'unanimità? Va bene. Dottoressa, dica lei, giustamente, controllo sempre lei. Allora, passiamo al quinto punto. Allora, passiamo al quinto punto. Eventuale surroga di consiglieri non convalidati decaduti dalla carica, dimissionari ed esami delle condizioni di eleggibilità o incompatibilità alla carica, con conseguente convalida dei consiglieri eventualmente subentranti. Allora, come all'inizio, abbiamo i due consiglieri eletti che hanno, e c'è qua l'opzione, allora Santo Paolo, già consigliere, avendo avuto dal sindaco la nomina di assessore del comune di Palazzo Rovere, dichiara di optare per la carica di assessore comunale. Pertanto così il decade per legge non può essere più un consigliere, ecco che intendevo, era presente ma non come carica di consigliere. E allora, sì, dottoressa, dopo che ho letto la prima, ne leggo tutte e due, facciamo la surroga. Uno però, sì, ho letto per l'assessore Sandalo, per il consigliere Sandalo, che ha optato. E allora, se scorriamo la lista, vado un po' a memoria, è Cannata Pietro. Eh? Cannata... Prima degli eventi, secondo l'intervallo di programmazione, è Cannata Pietro. Cannata Pietro si può accomodare e deve venire qua vicino al banco e giurare. Di incandidabilità e di
votare su questo. Allora, già dobbiamo votare che non ci sono elementi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Allora, votiamo chi è d'accordo alla sua mano, se non la contraria la tenga passata. Il Consiglio ha votato, allora non ci sono questi, passiamo al giuramento. Passiamo al giuramento, se il consigliere Cannata può giurare. Sì. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Può prendere posto il consigliere Cannata e giurare. E allora, poi c'è il consigliere eletto Lombardo Giuseppe, che ha optato per la carica di assessore comunale, portando decade dalla carica come per legge e da consigliere, e scorrendo la lista c'è il consigliere eletto Iocolano Salvatore. Mi sembra che nella carpetta c'è l'opzione di Iocolano Salvatore. Sì. Noi siamo stati eletti
dell'interesse pubblico e di tutta la cittadinanza. La nostra è, voglio dire, questa sera anche un momento di apertura politica che si vuole fare. È considerato, io voglio essere breve con questa mia intervento, è considerato che si procederà alle elezioni del Presidente del Consiglio e della Vicepresidenza. Io penso che come in ogni democrazia evoluta, la minoranza venga rappresentata nel consesso civico che rappresenta il popolo e la cittadinanza. Io un primo appunto però lo voglio fare, perché io dico, prima di questa seduta avremmo dovuto anche incontrarci, avremmo dovuto anche condividere questo percorso che ci sarà in questi anni, che non sarà, come è di nostro avviso, un percorso di una maggioranza e di un'opposizione. E ripeto e ribadisco, la nostra presenza è lavorare per Palazzo da Crede, proporre anche i nostri punti di programma. Il nostro punto di programma che vogliamo porre all'attenzione dell'amministrazione, del sindaco, della giunta, della cittadinanza, che non penso che sia un programma che dopo le elezioni debba essere strappato o bruciato perché siamo una minoranza. E come minoranza non vogliamo essere una minoranza etnica in questo consiglio, e chiediamo che venga presa in considerazione l'ipotesi di una nostra rappresentanza o alla presidenza del consiglio o alla vicepresidenza, perché è giusto che istituzionalmente le minoranze vengano rappresentate e che vi sia una visibilità, un'apertura dell'amministrazione verso questa parte che rappresenta comunque la cittadinanza. Mi sembra una cosa legittima e ovvia, che mi sembra, se no, se già tutto è stato precostituito, tutto è stato fatto in Camera Caritatis altrove, fuori da questo consesso dove si chiede anche il nostro voto, non ha nemmeno, ecco, necessità la nostra presenza. Perché ripeto, noi ogni atto che faremo qua dentro, ogni atto che sarà posto alla nostra attenzione, lo vorremmo valutare, studiare assieme, e se c'è da migliorarlo, farlo con il nostro contributo politico, il nostro contributo di appartenenza, perché ognuno di noi poi apparteniamo ad un partito politico che può essere utile all'interesse comune, all'interesse di tutti i cittadini. Io con questo concludo e faccio l'invito a riflettere su quello che sto dicendo, di dare dignità a tutto il Consiglio Comunale, a dare dignità a questa opposizione che comunque rappresenta i cittadini. E con questo concludo. Consigliere Gallo, ci sono altri interventi? Possiamo passare alle votazioni? Allora invito gli ascoltatori Monaco Paolo, Monaco Bruno. Come capogruppo ancora da eleggere,
quanto detto dal consigliere Gallo per quanto riguarda una posizione costruttiva che si ripropone di essere fatta dal gruppo dell'opposizione. Il problema è quello di partecipare come cariche di vicepresidenza o di presidenza. E, francamente, in questo momento non è possibile poterlo fare, anche se personalmente potrei essere d'accordo. In questo momento stiamo a vedere, perché è troppo caldo e ancora lo scontro avvenuto nella campagna elettorale. Prendo atto di questo progetto di collaborare insieme per Palazzotto. Si vedrà da qui a quando cominceremo a lavorare. Se l'opposizione o la maggioranza, se ci sarà insomma una unione di intenti, una collaborazione, nulla vieterà che si possa fare cambiare le cose che si stabiliranno stasera. In questo momento, francamente, non è possibile cambiare quanto già nelle nostre riunioni sono stabilite, ma l'apertura, quantomeno un'apertura di intenti, io mi sento di poterla stasera dire, predisporre. Staremo a vedere. Se si collaborerà veramente, allora tutto sarà possibile. È nelle cose che si vedranno più che nelle intenzioni. Se infatti, ed è sarebbe la cosa più giusta, perché fare opposizione, voglio dire, se volessi allargare un po' questo discorso, ai tempi nostri, Vito, c'era che si poteva stabilire in consiglio sindaco e tutto, ormai con la elezione diretta questo viene a mancare, ormai c'è una grande forza che viene data al sindaco dalla elezione diretta, per cui il ruolo dei consiglieri è molto molto modesto. Questo ruolo io lo nobiliterei cercando di collaborare per poter fare cose buone per la nostra cittadina, per il nostro paese. Poi le cariche potranno essere cambiate da qui a domani, ma è inutile, secondo me, stabilire guerre se per esempio la vicepresidenza non venisse data ora alla minoranza. Domani potrà essere data se collaborazione nei fatti ci sarà. Questo è quanto voglio dire. Ringraziamo il consigliere Messina per l'intervento. Ha chiesto la parola il consigliere Giordano, a facoltà c'è il microfono. Sì, così ve lo... buonasera a tutti, consiglieri, presidente, sindaco. Io voglio aggiungere poco a quello che ha detto il consigliere Carlo, perché già ha fatto un'analisi abbastanza buona di quello che l'opposizione, del ruolo della minoranza che deve avere in questo consiglio. Io volevo, andando a augurare al sindaco, alla giunta, dal consiglio comunale, fare i migliori auguri e spero che possano lavorare per il bene e per l'interesse di tutta la cittadinanza di Palazzolo Etnea. Voglio pure ringraziare gli elettori che ci hanno votato, che ci hanno permesso qui di essere stasera in consiglio comunale, e sicuramente non si staranno delusi perché noi metteremo il massimo impegno per meritare questa fiducia che ci hanno dato. Ma voglio anche farvi notare una cosa, o attenzionare un pochettino la vostra presenza qua. È la prima volta che in questo Consiglio Comunale non siete in questi banchi la sinistra. La sinistra sicuramente è stata come partito, come minoranza, una alternativa valida, è stato. E la sinistra ha avuto sempre buone idee, è stata a collaborare, ha avuto un ruolo sicuramente importante nella storia politica di questo paese. Sicuramente dopo tanto tempo e per la prima volta non siete in questi bagni, a me un pochettino, a essere sincero, spiace. Sicuramente mi faccio io portavoce se loro vogliono lavorare assieme a noi, hanno
delle esigenze, delle istanze, delle interferenze, sicuramente noi, spero anche tutti quanti, quelle della maggioranza, sicuramente avranno la loro voce attraverso noi consiglieri. Questo pensiero era dovuto per me alla sinistra, che dopo tanti anni che sono stato seduto anche in questo consiglio comunale, stavolta non c'è. Ora voglio rispondere un pochettino al dottore Messina, che non è capogruppo ma sarà indicato capogruppo. A quanto sembra di capire, l'apertura a collaborare da parte della maggioranza in questo consiglio non c'è. E già questo è un segno di non democrazia, è un segno di non collaborazione, è un segno di non apertura verso la minoranza in consiglio comunale. Sicuramente, dico, ci porterebbe e saremo costretti a non guardare in faccia a nessuno, a non fare sconti a nessuno e a ognuno a prendersi le proprie responsabilità. A tutti i livelli, questo sia ben chiaro fin da oggi, che non faremo degli sconti a nessuno. Chi sbaglia paga. Poi volevo dire, noi in nome di un nostro consigliere per la vicepresidenza del Consiglio, lo facciamo, anche se non ci sarà dato, non ci nascondiamo che lo facciamo. Noi indichiamo come minoranza il Consiglio Comunale e alla vicepresidenza Pippo Lavisa. Grazie. Allora, ringraziamo il consigliere Giordano per il suo intervento. Lascio la parola al consigliere Spada, Carmela Spada. Facoltà di parlare. Parlando per la prima volta alla prima riunione di consiglio comunale, Riccardo Veloso, come ha detto Salvatore Gallo e Sebastiano Giordano, ringraziare la cittadinanza che qui ci ha portato. Per la nostra parte politica volevo rivolgere un saluto particolare al dottor Guglielmino, che ha guidato la nostra lista e con il consenso della popolazione in meno di un mese della formazione della lista e campagna elettorale abbiamo raggiunto l'attuale risultato. Poi, come ha detto Sebastiano Giordano, ancora un pensiero va rivolto alla terza lista, che auspicavamo in una unità amministrativa e non politica che anch'essa fosse rappresentata in Consiglio Comunale. Infine, rivolgo un saluto particolare al Sindaco e alla maggioranza, per la quale spero, nonostante la diversità dei ruoli, si possa collaborare per l'interesse del Paese. La nostra peculiarità, e intendo a sottolinearla, sarà quella di essere una sorta di anello di congiunzione tra l'amministrazione e la popolazione. A questo punto mi consenta una breve digressione, signor Sindaco. Si legge nei giornali locali, il Corriere dei Librei, che la sua amministrazione rappresenta la continuità con l'amministrazione passata, il che per certi versi è vero, lei da vice sindaco diventa sindaco, ma per altri versi ciò non è vero. Ella ha conseguito un risultato elettorale che le fa tanto onore, ma che sa tanto di discontinuità, raccogliendo centinaia di voti in più rispetto a quelli conseguiti dalla lista. Quindi, se le posso dare, le posso rivolgere il più bel augurio, che è quello che ella costituisca una sorta di discontinuità con il passato e che rappresenti veramente una sorta di apertura anche verso la nostra minoranza. Grazie. Ringraziamo il consigliere Carmela Spada. Qualcun altro chiede la parola? Consigliere Piero Spada, per favore, di parlare. Ho lasciato che è stato prematuro ed è stato sbagliato secondo me. Questa cosa qua, perché il legislatore nel momento in cui ha modificato la legge elettorale della prima Repubblica, cercando di snellire i lavori dei pubblici consessi, ha cercato di fare qualcosa di che prima si definisca nella sua interezza il Consiglio Comunale. Chi è il vostro presidente? Ma noi lo possiamo anche dire, è un'elezione che viene a scrutinio segreto e quindi la prerogativa è quella di andarci a eleggere il vicepresidente, costituire il consiglio nella sua interezza, da quel momento in cui il consiglio deve essere servito. Scusate, ma io ho lasciato parlare facendo anche interventi di attività ispettiva, sto lasciando parlare, ci dobbiamo attenere ai punti.
Allora, consigliere Lorenzo, può continuare? Si può, è un non c'è nessuno. Assolutamente, consigliere Carlo, ritorniamo un po'. Allora, consigliere Carlo, non abbiamo tolto la parola a nessuno, abbiamo dato la possibilità di parlare a tutti. Allora, consigliere Pelluzzo. Noi stiamo esaminando, scusi il Presidente, stiamo esaminando il punto 6 all'ordine del giorno. Il cui titolo è elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Sì. Ci dobbiamo tenere la delega del Presidente. Del Presidente. Dopodiché abbiamo l'elezione del Vicepresidente e successivamente possiamo fare tutti gli interventi che vogliamo. Benissimo. Questo voglio dire. Benissimo. Le procedure sono state in questo senso interpretate proprio per snellirle, per cercare di fare un generamento la macchina più snella. Ognuno finisce consigliere Pelluzzo, ha finito. Il nostro candidato al Presidente del Consiglio è il consigliere Simone, che attualmente fa la funzione. È da mezz'ora che me lo vogliamo. Perfettamente, il nostro allora, vicepresidente, lo dico lei, così vale, in modo che lo sappiate, è il consigliere Lucero Luce. Benissimo. Il consigliere Pelluzzo ha terminato, lei consigliere, ritorno la parola al consigliere Spada. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, io onestamente, siccome è la prima volta che ho fatto il Presidente del Consiglio, mi sono un pochettino sbagliato. Non va tutto che tornare a tornare. Vedo lo sparo. Hai una forza che non ci metti. Hai regalato che attenzione. Il dottore Pelluzzo ci ascolta, anche la guarda. Io non sento adesso si segue. Con il permesso del dottore Pelluzzo e degli altri colleghi consiglieri, prendo la parola. Non nascondo la mia emozione tornare a prestare il giuramento in quest'aula dopo 18 anni. 18 anni non sono nella stessa seduta, io prestai il giuramento da allora consigliere più giovane. Adesso mi trovo con i capelli bianchi, con qualche pelo in meno e con gli occhiali per le sbioglie, l'amico mio che può la messa. Io onestamente non lo so, cioè ogni tanto mi chiedo, ma io qua cosa devo fare, che ci faccio, perché sono andato a fare il consigliere? La mia è stata una scelta un po' sudata, una scelta che mi è venuta così come istinto, nel momento in cui vedevo che c'era una parte della popolazione che non veniva rappresentata, perché i giochi erano fatti, era tutto già calcolato, era tutto stabilito. E allora fu in quel momento che, grazie anche al suggerimento di qualche amico, della mia famiglia in particolare, che mi ha detto vai, perché bisogna essere presenti, perché gli assenti non hanno mai ragione. Quindi nel momento in cui si viene qui a parlare dell'elezione del Presidente e si dice che ormai è cambiato, noi siccome rappresentiamo il 23% degli elettori del Paese, dobbiamo dare conto. Giustamente i nostri sono voti lì, di gente che ha scelto liberamente di votare per il Popolo della Libertà. Non è gente compromessa, non hanno ricevuto il buone pasto, quelli là che si sono dati ai soli mercati prima delle elezioni. Quindi a un certo punto noi dobbiamo ringraziare questa gente che ha liberamente votato per il Popolo della Libertà. Noi ci siamo spesi con le nostre facce, ci siamo messi a loro disposizione. Siamo qui noi praticamente non vogliamo fare opposizione ostruzionista nei confronti dell'amministrazione. Quando si tratta di problemi del paese, quando si tratta di andare a fare delle scelte nell'interesse della comunità, perché noi viviamo in questa comunità, i nostri figli vivono qua, quindi noi ci adopereremo e saremo favorevoli a tutte quelle iniziative che il sindaco e la sua amministrazione ci propongono. Però nel momento in cui ci accorgiamo
che le proposte che ci vengono portate in consiglio sono frutto di logiche clientelari, di incarichi e consulenze di cui si parla tutti i giorni. Avete visto nella ultima finanziaria che ha presentato il governo, ha detto di stringere sulle consulenze, ha detto di finirla con i tecnici, perché ormai non è più possibile, perché nel momento in cui in una famiglia le cose non vanno, facendo tecnici la cosa non funziona. Bisogna fermarsi un attimo e guardare, perché vedete, fare l'amministratore a tempo di vacche grasse è molto facile, perché ci sono i finanziamenti e tutti facciamo il bravo amministratore. Il bravo amministratore si vede nel momento in cui non ci sono risorse. Quando il sindaco, giustamente, io ho saputo che c'è stata una riunione l'altro ieri per quanto riguarda il discorso della squadra del Palazzolo, ha detto, ragazzi, soldi non ce ne sono, che possiamo dare questo? Bisogna andarle a trovare le risorse, bisogna andare a individuare le priorità, bisogna togliere gli sprechi. Noi siamo qua per questo. Consigliere Spada, scusi, si deve attenere al sesto punto. Torniamo al discorso del Presidente del Consiglio. Avrà poco tempo di poter parlare di queste cose, in tantissimo, anche dopo, allora, nella valutazione. Ma siamo al sesto punto, se te la chiamo così, c'è cioè, ognuno, io a parlare di tante altre cose, ma riusciamo. Allora, io ho finito al sesto punto. Posso concludere? Certo. Prendo atto che la democrazia è cambiata. No, non è cambiata la democrazia. Io mi ricordo che in questo Consiglio Comunale noi facevamo le 4 del mattino e si doveva discutere su problemi che interessavano la cittadinanza. Non sto dicendo che lei non deve rispondere. Consigliere Spada, io le sto semplicemente dicendo, scusate dal pubblico, allora, no, si deve tenere al punto, poi può parlare liberamente. Parlo dell'argomento. Per quanto riguarda l'elezione del Presidente del Consiglio, del Vicepresidente, noi prendiamo atto che voi vi siete fatti il Presidente e il Vicepresidente. La nostra presenza, noi poi ce l'aveste detto prima, non avremmo voluto mai esprimere un giudizio, che cosa mi ha. Ma visto che già vi siete fatti tutto, non so, la nostra presenza, non so che senso ha, parteciperemo alle elezioni, ne prendiamo atto. Ringraziamo il consigliere Spada, lascio la parola al consigliere Luca Russo. Prendo la parola adesso perché, visto che a quando mi sento i giochi sono mai fatti, non avrebbe senso farlo dopo. Nulla a che ridire sui nomi che sono stati espressi, forse qualcosa da ridire sul metodo. Vedete, oggi è un giorno importante. Ma credo che non siamo qui riuniti solo per adempiere una serie di obblighi che emergono dal regolamento comunale. Siamo qui soprattutto per dare inizio a una nuova stagione politica e istituzionale che interessa il nostro paese, che interessa i nostri cittadini. Dunque credo che il dialogo debba essere alla base di tutto. Vedete, quando ci si candida al Consiglio Comunale, almeno parlo della mia esperienza, non lo si fa in prospettiva di essere un domani maggioranza né opposizione, lo si fa perché si crede in un progetto politico, si vuole portare le proprie idee all'interno del Consiglio e si vuole contribuire a una crescita, allo sviluppo del Paese, ma lo si vuole fare in maniera unitaria. Vedete, io oggi sono stato eletto grazie alla fiducia di una parte importante per me dei cittadini, ma non mi sento né maggioranza né opposizione. Mi sento consigliere comunale di un consiglio unico, per cui saprò essere maggioranza quando vorrà dire dare forza, dare concretezza a un progetto che va a tutelare gli interessi del nostro paese, che va a tutelare i diritti dei nostri cittadini, ma saprò essere opposizione quando questo vorrà dire controllare sì, le azioni che vanno contro questi diritti, che negano questi diritti o vanno a leggere. Perciò mi aspettavo che almeno potessimo partire tutti uniti oggi, ma dall'aria non mi sembra di capire che ci sia una volontà ad andare in questa direzione. Vedete, il fatto di chiedere la presidenza o la vicepresidenza non è un fatto politico, non è un fatto di incarichi, è un fatto istituzionale, è un fatto democratico. Aprire oggi alla minoranza, dare oggi la vicepresidenza alla minoranza, non vuol dire aggraziarsi, qui rispondo al dottore Messina che stimo tantissimo, non vuol
vuol dire aggraziarsi con questo gesto, le simpatie o le simpatie del gruppo, cercare la collaborazione, vuol dire semplicemente dare un senso di alta democrazia, vuol dire rispettare le minoranze, ma soprattutto vuol dire rispettare quella gente che ci ha votato, perché io lo ricordo a tutti voi, noi siamo qui oggi perché anche noi siamo stati votati, non siamo qua per nostra spontanea volontà o per quello che qualcuno ci ha invitato ad esserci. Dunque, visto che i giochi sono fatti, io non mi resta che lanciare un appello, l'appello a riflettere su quello che si sta facendo, l'appello ad aprire alla minoranza e a darci una rappresentanza, perché ripeto, questo può essere un passaggio importante per il futuro del nostro paese e per l'unità di questo Consiglio, che deve essere necessariamente unito se un futuro a questo paese vogliamo darlo, se un futuro alla nostra gente vogliamo darlo. Grazie. Adesso ci sono altri interventi, prego consigliere Pelluzzo. Io in questa occasione voglio ringraziare il consigliere Russo perché ha fatto un intervento molto saggio e molto elegante. Purtroppo la democrazia è fatta anche di numeri. Andremo a votare sul mio segreto e vedremo che cosa esce fuori dalla votazione. Lo ribadisco per chi non l'ha sentito poco fa, è il consigliere Sifone e il nostro candidato alla vicepresidenza è il consigliere Lucio Buceto. Passiamo quindi alla votazione perché ci siamo dimenticati non opportunamente. Alla fine Marco. Come vuole lei? Come vuole lei? Grazie. Va bene. Allora, non ci sono altri interventi. Chiamo gli scrutatori. Allora, chiamo gli scrutatori. Siamo un attimo, Russo, Luca. Un attimo che... per l'elezione del Presidente è necessario che si consegua alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Noi ce ne andiamo. La votazione avviene a scrutinio segreto secondo l'articolo 184 dell'ordinamento dei locali, trattandosi di elezione a carico. Allora, gli scrutatori distribuite, no, li chiamo io a uno. Allora, se mettete qua la urna, voi vi mettete e poi votano e poi voi aprite l'urna e fate lo scopo. Potete dividere, no, deve dividere, è a scrutinio segreto. Sul banco, sul proprio posto che devono votare, poi li chiamerò uno a depositare la scheda. Scusate, no, scrutatori, scusami. No, sto dicendo che... Allora, ho chiamato gli scrutatori, no, consigliere, ho chiamato gli scrutatori perché sono nominati scrutatori. Il consigliere non mi disturbo. Cioè, perché non è? Signori consiglieri, ognuno ha ricevuto la scheda? Sì, va bene. Thank you.
adesso le mie parole è mia, non le parole di altri. Si sta votando per il presidente, non per tutto il gruppo, c'è un altro voto. No, forse, siccome ho letto mentre che c'erano gli scrutatori, ho letto l'articolo perché si trova studio segreto dell'ordinamento degli enti locali, ho voluto ripetere, si sta votando per il punto 6, elezione del presidente del Consiglio Comunale. Non lo so, questo lo decideremo. Allora, qua c'è l'urna, piano, allora, scrutatore, a tutti avete dato la scheda, meno a me. Consigliere Sicona a votare. Chiamo consigliere Messina. Consigliere Messina a votare. Il consigliere Lucello. Consigliere Lucello a votare. Consigliere Minuzzo a votare. Consigliere Monaco Paolo. A votare. Ferra, il consigliere Ferra Alessandro. Ha votato. Il consigliere Monaco Bruno. Ha votato. Il consigliere Cannata Pietro. Ha votato. E il consigliere Salonio Luciano. Il consigliere Salonio Luciano ha votato. Gallo, il consigliere Gallo Salvatore. Ha votato. La Chiesa Giuseppe ha votato. Giordano Sebastiano ha votato. Russo Luca ha votato. Il consigliere Carmela Spada ha votato. Il consigliere Spada Pietro ha votato. Prego, scrutatore. Una breve dichiarazione a tutto il Consiglio.
signor difensore civico, gentilissimi dipendenti dell'amministrazione, a tutti i cittadini presenti. È per me davvero un grande onore assumere la carica di presidente di questo Consiglio Comunale. E vi ringrazio per la fiducia che avete voluto accordare alla mia persona. Intendo compiere questa importante esperienza di presidente del Consiglio del nostro Comune, impegnandomi a garantire la massima disponibilità personale in ogni circostanza e a svolgere le mie funzioni come figura sempre al di sopra delle parti, affinché questo Consiglio possa prendere le decisioni più appropriate nell'interesse dell'intera collettività. Da oggi inizia un'altra esperienza amministrativa che, come abbiamo detto in campagna elettorale, vorrei fosse dedicata alla prosecuzione e al miglioramento delle azioni che la precedente amministrazione ha saputo mettere in campo. Dopo il turno elettorale vediamo un Consiglio ed una Giunta quasi interamente rinnovati, giovani alla prima esperienza e meno giovani, con capacità, competenze ed esperienze professionali su cui baseranno la propria funzione amministrativa, su principi e valori che da sempre sono stati alla radice della nostra democrazia. Quei principi e quei valori di unità nazionale, libertà, pace, rifiuto della violenza, rispetto della legalità, solidarietà e accoglienza verso i più deboli. Lo slogan di campagna elettorale è stato al servizio della città. Ora che la campagna elettorale è finita e i cittadini hanno scelto i propri rappresentanti in consiglio, invito tutti i consiglieri di essere al servizio dei cittadini. E per questi motivi, compito dell'amministrazione è quello di essere un'amministrazione aperta al confronto e al dialogo con tutti, nessuno escluso. Per effetto della legge elettorale, la lista di rinnovamento civico non ha nessuna esponente in consiglio. Per le aspettative, le istanze di quella parte politica del nostro paese, l'intero Consiglio dovrà farsene carico e dare risposta. Con la speranza di ricoprire questo incarico con umiltà e serietà e nell'interesse dell'intera collettività, con questo impegno e la consapevolezza che questa è la strada giusta, auguro buon lavoro a tutti. Grazie. Prego, consigliere Ramessi. Grazie. Ringraziamo.
consigliere Lamezza, se ci sono altri interventi da parte di... Prego, consigliere Mendoza. Voglio ribadire che questo è un consiglio comunale di insegnamento della nuova amministrazione. Nei successivi consigli ci sarà la figura rispettiva nella quale si possono fare interpellanze, interrogazioni, lei in quella sede, che cercheremo di rimettere con il tema. Se tu hai parlato dell'aggiunta, io penso che l'aggiunta è iniziato già male, se è vero quello che dico. Non so quali sono state le riferite aggiunte in questo caso. Allora, scusate, sì, scusate, ci sarà un modo nelle attività ispettive di andare anche a controllare, perché sono, sto rispondendo a tutte e due. Allora, sto rispondendo a tutte e due, consiglieri, ci saranno consigli, avrete modo e come tempo di poter nelle attività ispettive dire la vostra. Ora, atteniamoci, se abbiamo finito questo punto, ci teniamo appunto, così siamo più veloci, andiamo avanti. Abbiamo tutto. Mi scuso, consigliere, io non lo sto criticando, sto soltanto richiamando di attenerci al punto. Basta. Ma il dottore Minuzzo. Il presidente non può rispondere sulla documentazione, sulla sua documentazione, perché. Ma non è il momento, non è il momento adatto, capito? È il momento per opportuno. Scusate, consigliere Minuzzo, consigliere Lamezza. Se no finisce un ping pong. Allora, ci sono altri interventi? Proprio per il punto non è ciò, non avete eventuali osservazioni da parte Allora, scusate. No, non abbiamo chiuso ancora il punto 6. Se c'erano delle valutazioni su quello che ho detto, sulla votazione del Presidente, se abbiamo chiuso questo punto lo possiamo chiudere e passiamo al punto 7 che è l'elezione del giudice. Ditemi voi, io aspetto dei segnali. Possiamo chiudere l'elezione del Presidente? Passiamo all'altro punto? Dobbiamo fare che l'abbiamo chiuso bene l'elezione. Vabbè. Passiamo al punto... Allora, passiamo al punto 7, elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale. Cioè, io aspetto se qualcuno vuole intervenire, se non abbiamo discutito prima la parola alla maggioranza. La maggioranza? Mi scusi, consigliere Gallo, se la chiedono la parola. No, se la chiedono. Lei chiede di può parlare. L'intervento precedente, io ho fatto la nostra dichiarazione di voto a nome del gruppo, anche se io non sono il capogruppo, voglio dire, sì. Avevamo invitato il consigliere Cucello con la vicepresidente, sì. Che andremo a votare. Bene, c'è stata una dichiarazione di voto da parte del consigliere Belluzzo della... piacere e ho fatto il mio discorso ringraziando, vi aggiungo un passaggio che non c'è. Allora, ringraziamo il consigliere Lamezza, lascio la parola al consigliere Messina. Come già detto, quello che è il nostro pensiero. Comunque ringrazio la minoranza per aver votato insieme a noi il presidente Sigonà. Tipo, sembra un fatto strumentale, sembra come se volete
partecipare per forza a qualcosa. Io ho già detto che... si è stabilito di fare un certo cammino. Se durante il cammino, e non a lungo termine, ma a brevissimo termine, la collaborazione in questo momento detta a parole sarà nei fatti, ma saremo molto sensibili ad aprire anche con le cariche istituzionali verso la minoranza. Ma mi ero già detto, pur dispiacendomi, quello che è il pensiero del gruppo, mi pare che viene chiaro. Ringraziamo la consigliera Cristina, lascio la parola al consigliere La Messa. È stato scelto stasera anche da noi, ma qui
questa sera, perché abbiamo discusso di messi da parte di questa nostra votazione, noi crediamo che ci possa rappresentare degnamente e possa rappresentare tutto il civico consesso eletto dai cittadini. Ora, questo non è voler barattare qui stasera una nostra, una prebenda per noi, assolutamente no, ma è la dimostrazione di un volere esserci, di un volere di dare anche voi questa dimostrazione al popolo che vi ha votato, che siete aperti a tutta la cittadinanza, sia a noi che a quelli che all'altra lista che non hanno avuto rappresentanza e che noi vorremmo anche rappresentare il Consiglio Comunale, avendo le loro indicazioni pure, se vorranno ovviamente. Ora, se risento poi, cari amici consiglieri, caro Presidente, è quello che dobbiamo stare uniti qua per qualche anno e poi ci volete lanciare qualcosa, dice Canetti. Assolutamente no, questa è una mortificazione che noi subiamo questa sera, perché queste sono delle scelte bulgare che si fanno solo in Bulgaria queste cose. Ringraziamo il consigliere Gallo, se ci sono altri interventi. C'era il consigliere Rinuzzo che ho visto allontanarsi, che voleva parlare, non lo so se è qua vicino. No, ho detto se c'era il consigliere Minuzzo che aveva chiesto di parlare, ho visto che sembrava che era vicino. Lei ha chiesto di parlare alla parola. Vabbè. Allora ci sono altri interventi? Sì. Va bene, allora invito i discutatori, Monaco Paolo, Monaco Bruno e Russo Luca, a prendere le schede e a dividere le schede ai consiglieri. E poi una dura me, una dura io. Consigliere Giordano Sebastiano ha votato, consigliere Russo Luca ha votato,
consigliere Spada Carmela ha votato, il consigliere Spada Pietro ha votato. Hanno votato tutti, prego scrutatore. Uccello 1, Uccello 2, La Mesa 1, Uccello 3, Uccello 4, Uccello 5, Uccello 6, La Mesa 2, Uccello 7, Uccello 8, La Mesa 3, La Mesa 4, Uccello 9, La Mesa 5, La Mesa 6. Allora, su 15 prende 6 voti La Mesa e 9 voti Lucio Uccello. Benvenuto vicepresidente Uccello 1. Avvenuta l'elezione, se ci sono interventi, prego, prego consigliere Uccello. Buonasera a tutti. Niente, mi sembra doveroso ringraziare tutti coloro che mi hanno votato e anche coloro che non mi hanno votato. E poi voglio dire che io sarò, come ha detto il Presidente del Consiglio, lo voglio ripetirlo anche io, sarò il Presidente di tutti, sia della maggioranza che dell'opposizione. Grazie. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Possiamo andare avanti? Allora, ormai la lezione che sta avvenendo, giusto? Io chiedo sempre alla dottoressa le formalità, perché c'è stato. Possiamo andare avanti. Allora, chiuso il punto 7, passiamo al punto 8, che è comunicazione del sindaco sulla composizione della giunta comunale ed eventuali valutazioni del consiglio comunale. Prego, lo scrivere. Che la lista non è per Palazzolo, è una lista che si farà carico dei problemi della comunità, senza guardare colori politici o interessi partitici. Questa cosa la voglio ripetere e sottolineare questa sera, perché è una cosa alla quale credo, è una cosa che in qualche modo ho cercato di condividere con l'intero gruppo, ed è una cosa che non ho dimenticato finita la campagna elettorale. Sarò il sindaco di tutti e sarò il sindaco in mezzo alla gente. Non mi lascerò fagocitare dei vari problemi e delle numerose responsabilità. Mi vedrete in mezzo alla gente. E quando parlo in mezzo alla gente, intendo riferirmi non solo al ministro, ai consiglieri di Nuova Palazzo. Mi vedrete in mezzo a voi, mi vedrete in mezzo alla gente che ha votato a voi e alla gente che ha votato il Movimento Civico. Io questa sera non mi pongo il problema che la sinistra non è rappresentata dentro questo consiglio comunale, perché per me significa anche rappresentare quelli che sono gli ideali e i progetti di una parte politica di questo paese che ha un suo colore politico e che io fin da adesso dico, se sono idee valide, li discuteremo, li condivideremo insieme a questo consiglio, li approveremo.
tenuto conto di quella che è la disponibilità finanziaria delle risorse finanziarie di questo ente. Non mi pongo neppure il problema che da un lato ci possa essere una rappresentanza partitica o delle rappresentanze partitiche. Per me siete tutti consiglieri e siete consiglieri che ne sarebbe trattati allo stesso modo dei consiglieri della lista Noi del Palazzo. Però chiaramente non dobbiamo confondere voi. Questa sera voglio lanciare un messaggio chiaro a tutti, così come il messaggio deve essere chiaro nel proseguo dell'attività amministrativa. Non siamo noi che scegliamo chi deve fare maggioranza o chi deve fare minoranza. Lo hanno scelto gli elettori. Non siamo noi che li chiameremo opposizione o minoranza. Lo dice la legge, lo dice il decreto legislativo, il testo unico degli enti locali. Di conseguenza, non appigliamoci agli appellativi, ai termini. Guardiamo le idee, condividiamo le idee, costruiamo laddove è necessario il metodo per poter arrivare ad applicare le idee, e badate bene che se lo costruiamo non avremo problemi, sindaco, giunta, consiglieri di maggioranza, a farvi partecipe e a fare partecipe i cittadini delle idee che stiamo costruendo e delle cose che stiamo realizzando. Alla fine io mi rendo conto di essere una persona di passaggio, come d'altronde lo siete voi, cioè abbiamo un inizio e abbiamo una fine. E per fortuna che è così, il mandato deve avere un inizio e deve avere una fine. Noi abbiamo messo chiaramente nello sbianco quello che vogliamo fare e ci atterremo in maniera pedissequa a quello che abbiamo scritto nel programma elettorale. Siccome i programmi elettorali li abbiamo letti tutti, sia consiglieri di maggioranza che di opposizione, sia i cittadini, non ho difficoltà a dire davanti ai cittadini presenti che laddove le idee e i programmi coincidono, possono anche essere, possiamo portare avanti, percorsi insieme nell'interesse della collettività. Alla fine non saranno i colori politici che ci devono ostacolare o che mi ostacoleranno, che in qualche modo faranno insorgere a me un pregiudizio dell'idea che potrà essere proposta ed eventualmente realizzata per questa collettività. Messaggio chiaro. Io consiglio a tutti di non dare ovviamente corso a quelle che possono essere le voci di corridoio, perché ci possono essere poi delle cantonate forti. Non voglio dire nient'altro. Siccome siete consiglieri e potete avere l'accesso agli atti, tranquillamente vi consiglio di andare a guardare gli atti e vi accorgete che non ci sono stati tutti questi incarichi milionari e stramilionari, perché effettivamente non ci sarebbero dove prendere soldi. E siccome mi sento responsabile di quelli che sono gli interessi di 9.000 e passa con cittadini, ho ritenuto subito con determinazione sindacale e non con discorso di giunta, perché questa è una competenza del sindaco, di rinnovare il regime di prorogatio, lo dico apertamente perché non ci sono problemi, quelli che sono gli incarichi dei dirigenti di questo comune fino al 31/12/2008, ma senza andare a aumentare compensi, ma il regime di prorogatio confermare quelli che erano gli incarichi avuti da qui a negli ultimi 3 o 4 anni. Mi sono riservato di aprire una discussione in sede alla giunta, che già ho aperto nei giorni scorsi e che allargherò
per quanto possibile anche al Consiglio Comunale, su quella che deve essere la riorganizzazione dell'ente in termini di organigramma. Però guardate bene, non ho intenzione di perdermi in quelle che possono essere poi le passioni burocratiche, voglio essere concreto. Voglio essere concreto perché laddove ce l'ho a riorganizzare, lo andremo a riorganizzare, quindi laddove c'è da confermare, sarà tutto confermato. E siccome sono dell'idea che una persona, per quanto possa aver amministrato per 10 anni questo comune, da prima da assessore e poi da vice sindaco, prima di una decisione, perché è una decisione all'interesse della collettività, è bene che la decisione, anziché essere appendata, sia piuttosto ponderata. Per questo sono arrivato alla determinazione, credo condivisibile e comprensibile, di prorogare quelli che sono gli incarichi dirigenziali per dare continuità alla macchina amministrativa di questo ente. Continuità. Che significa continuità? Continuità l'ha scritto il giornalista. È ovvio che una persona che viene da 10 anni di attività amministrativa, tutti con facilità pensano di che si muoverà nel segno della continuità. Vi pare un fatto scontato, anche umanamente comprensibile. Se continuità significa fattività, state tranquilli che il sottoscritto darà il meglio di se stesso sulla fattività. Se continuità significa un po' qualcosa che deve andare così alla deriva, o non deve avere qualcuno che la dirige, state convinti che non ci sarà continuità, ci sarà discontinuità. Se qualcuno pensa che effettivamente il sindaco, per essere in mezzo alla gente, per un tempo scorderà i problemi del comune, state tranquilli che non sarà così, perché il sindaco, se è necessario in mezzo alla gente, ci sarà, quando il comune sarà chiuso. Dette queste brevi cose, non mi voglio dilungare più di tanto, vorrei passare al messaggio chiaro. La lista a noi per farla solo, e qui ringrazio tutti, quelle che l'hanno appoggiata direttamente e quelle che hanno creduto alla lista e si sono scommesse in prima persona, candidandosi a consigliere comunale. La lista a noi per farla solo, in campagna elettorale, compreso il sindaco, ha detto chiaramente alla cittadinanza e ai propri elettori, ma più che ai propri elettori a tutta la cittadinanza, che si arrivava alla composizione della giunta con un meccanismo semplice, trasparente e immediato. Come dice la legge, 3 consiglieri, 3 assessori li abbiamo designati e, come detto, in sede di comizio li abbiamo scelti in base alla competenza e in base alla disponibilità. Questi 3 assessori designati sono stati confermati. Voglio partire da loro, perché effettivamente in campagna elettorale, sempre volendo dare corso alle voci di corridoio, o sempre per volere un po' capire quello che poteva essere il consenso degli elettori, si è detto di tutto. Ci sarà quello, ci sarà quell'altro, quello sarà confermato, quello sarà inserito, quello sarà messo, quello non sarà messo. Abbiamo detto chiaramente chi erano gli assessori e li ho delegati. Questo è il messaggio che lancio a tutti voi che siete in questo consesso questa sera. Non poteva esserci che questo messaggio, non un altro messaggio, perché altrimenti non mi avreste capito. Altrimenti qualcuno avrebbe pensato il sindaco eletto già sta pensando ad altre cose, avrebbe pensato quello che ha detto in campagna elettorale non l'ha mantenuta come promessa e ha pensato già ad altre cose. Ebbene, Rodolfo Guglielmino, ingegnere, mi è sembrato ovvio, scontato dare e confermare quanto già avevamo discusso in sede di lista, lavori pubblici, urbanistica e viabilità e protezione civile, deleghe dell'area tecnica, una responsabilità immensa per l'ingegnere Guglielmino, che io ringrazio per questa sua abnegazione al lavoro e per l'entusiasmo che sta in questi giorni iniziando a dimostrare
nel portare avanti le deleghe. Il professore Luciano Interlandi. Pubblica istruzione, chi poteva togliere? A me sembra talmente scontato. Io dico che a Luciano Interlandi verrà la sindrome del fattore P. Pubblica istruzione, personale, polizia municipale e politiche giovanili. Pure qui, mi pare che c'è competenza, è ovvio che tutti si pongono il problema di essere la prima esperienza amministrativa, ma mi è venuto in mente di fare una considerazione. Se la gente ci ha votato, se ci ha voluto, vuol dire che crede anche in voi, non ha creduto solo al candidato a sindaco. Fabrizio Corradino, può essere il segno della continuità? Se Fabrizio Corradino lavorerà 24 ore su 24, come ha fatto negli ultimi 5 anni, per me deve essere il segno della continuità, perché è questa la sua forza. La sua forza è la costante presenza al comune, la costante presenza fuori, laddove ci sono da andare a verificare problemi, laddove ci sono da andare a raccogliere istanze dei cittadini. Fabrizio, questa è la tua continuità. D'altronde, in qualche modo, la gente è come se avesse votato anche voi tre che eravate assessori designati. È sempre nel segno della chiarezza del messaggio che abbiamo dato in campagna elettorale. Abbiamo noi detto, fin dall'inizio, che gli altri tre assessori li avremmo presi, ma non perché li volevamo prendere noi, li avremmo presi tra quelli che ci sarebbero stati indicati dagli elettori. Abbiamo tenuto in considerazione, secondo un principio che io ritengo di, chiamiamolo tra virgolette democrazia, perché questo termine questa sera l'ho sentito tante volte, io ne vorrei dire anche di partecipazione dei cittadini alla vita politica. Abbiamo voluto applicare quel principio che se la legge, e forse non è un caso, mi dice che io devo scegliere per forza come lista il 50% degli assessori, vado a dire tre, a me è sembrato altrettanto opportuno, a me e a noi come lista, dare la possibilità agli elettori di indicarmi l'altro 50% di assessori. Ebbene, siccome gli elettori mi avevano indicato chi potevano essere i potenziali assessori, abbiamo ritenuto aprire una discussione nell'ambito della lista e iniziare a capire chi poteva essere disponibile, chi si sentiva di affrontare fin dall'inizio questa avventura, questo incarico, e una volta chiariteci all'interno della lista, sono venuti fuori tranquillamente i nomi degli altri tre assessori. E qui voglio fare una piccola precisazione. Paolo Santoro è stato il consigliere più votato, quindi il più anziano, dice la legge. Siccome io in maniera voluta ho pensato sempre, se il sindaco si è proposto da solo con una lista civica, noi per Palazzolo, non vedo perché non debba lasciare agli elettori la parola di indicarmi chi deve essere il vice sindaco di questa giunta municipale. Siete stati voi, elettori, concittadini, che mi avete in qualche modo risolto il problema di andarmi a individuare il vice sindaco. Per me è stato un fatto naturale dare a Paolo Sandalo la fiducia della vice sindacatura. Ha preso il maggiore numero di voti, è un avvocato, quindi persona che piano piano farà l'esperienza e si introdurrà in quelli che sono i problemi della macchina amministrativa. Per me è stato estremamente semplice, per noi è stato estremamente semplice individuare Paolo Sandro il vice sindaco. Così come in qualche modo nell'andare a attribuire le deleghe, io ho lasciato un po' spazio a quelli che potevano essere le aspettative delle singole persone. L'aspettativa di Paolo Sandalo era quella di fare l'assessore al turismo. E qui voglio
cosa. Paolo Sandro, nel scegliere questa delega di assessore al turismo, secondo me si è voluto scommettere con questa città, perché è consapevole, lo era e lo è ancora consapevole, che sarebbe stato subito additato come l'assessore al turismo del quartiere di San Paolo. Io credo che Paolo Sandalo, se riuscirà a fare quello che ha fatto per la festa di San Paolo e quello che ha fatto con l'altro luogo, ovviamente in questo caso per il paese, ne potrà giovare tutto il paese. E credo che Paolo Sandalo sarà il primo a volere smentire questa voce che sarà l'assessore al turismo del quartiere di San Paolo, della Proloco o della solo esclusivamente di San Paolo. Credo che Paolo Sandolo nei fatti dimostrerà che in effetti la sua è una delega delicata, è una delega che chiederà e chiede abnegazione, sa bene effettivamente che per questa delega non ha grosse risorse, sa bene effettivamente che Paolo Sandro si trova in una situazione delicata in cui come si comporta per la zona di San Paolo si comporterà per tutto il paese. E dice sindaco l'assessore come tale lo è per il paese e lo è per le esigenze di questa collettività. Paolo Sandro, oltre al turismo e allo spettacolo, ha anche la delega del commercio a Roma, è una delega che ci siamo voluti in qualche modo, non dico inventare, ma che vogliamo sottolineare perché è richiamata per quelle che sono un pochino gli obiettivi che ci proponiamo nel programma elettorale, che è quello dei servizi informatici. Paolo Sandro, opportunamente collaborato da alcuni consiglieri, spero anche per chi lo voglia fare dalla parte della minoranza, dovrà in qualche modo curare tutto l'aspetto dell'applicazione della progressiva informatizzazione fino ad arrivare a una totale informatizzazione di questo ente, quantomeno per i servizi che hanno maggiore attinenza e maggiore contatto con i cittadini. Tutto ciò per renderle più efficienti, ma anche per certi versi per rendere più trasparenti gli atti di questo ente. Passiamo al secondo assessore preso tra quelli più votati. In qualche modo doveva essere Antonio Sivona. Antonio Sivona l'ha detto ancora prima di candidarsi, io sempre stavolta che è prima ad essere votato, vorrei fare l'esperienza del Presidente del Consiglio. Tra l'altro è una cosa che abbiamo detto anche in sede di campagna elettorale. Il Presidente del Consiglio per scelta non l'abbiamo indicato nell'ambito del programma, in maniera studiata, perché il Presidente dovrà venire fuori sempre tra uno dei consiglieri più votati, perché è come se avessimo voluto lasciare anche in questo caso, se avessimo voluto lasciare in questo caso la parola agli elettori di indicarci quella che deve essere la carica di Presidente del Consiglio, che io francamente, personalmente, considero non solo una carica importante ai fini delle attività del civico consesso, ma che considero una carica importante ai fini della rappresentanza dell'ente. E questo lo voglio sottolineare. Laddove il sindaco, laddove il vice sindaco, laddove gli assessori non possono rappresentare l'ente, chiamerò il Presidente del Consiglio a rappresentarlo. E se lo riterrò più opportuno, potrei anche indicare nella sua persona la rappresentanza dell'ente o al posto anche di qualche assessore, senza che me ne vogliano gli assessori, proprio perché a questa carica del Consiglio Comunale attribuisco un'importanza estrema. Per quanto riguarda il discorso del secondo assessore, siamo andati a scendere quella che era la graduatoria delle preferenze prese dai candidati alla carica di consigliere. Siamo arrivati da Giuseppe Lombardo, una sorpresa credo per tutti ma anche per lui. Giuseppe Lombardo, lo devo ringraziare questa sera.
sera perché in qualche modo ha deciso, senza ricompensa, perché alla fine non abbiamo nulla da nascondere, di iniziare a fare subito l'assessore, di scommettersi in questa delicata attività amministrativa. Io per questo lo ringrazio, perché poi tra l'altro Giuseppe Lombardo si sta scommettendo in quello che io ritengo in questo momento il settore o i settori più delicati della nazione del paese, ma di una intera realtà regionale e nazionale. L'ecologia, la tutela ambientale, quelle che ho avuto io per 10 anni e che avrei potuto continuare a tenere conoscendo bene quello che è il settore, ma che ho ritenuto non perseverare questa attività di assessore o di delega all'ambiente, ma piano piano di iniziare a dare spazio ad altre persone che possibilmente, essendo nuove, più fresche di energie, possono anche apportare idee innovative necessarie nell'ambito del settore. Arriviamo al terzo assessore, e questo è un fatto importante. Guardate, io ne sto volendo sottolineare queste cose perché è come se in qualche modo rispondesse a tutte le provocazioni a quanto si è detto questa sera qui nel Consiglio. Il terzo assessore, andando secondo questa logica di cose, doveva essere o il consigliere Messina o il consigliere Bucello. Io voglio ringraziare entrambi perché sono stati sinceri, perché fin dall'inizio mi hanno fatto capire che avevano difficoltà a portare avanti l'incarico di assessore, e questo è un segno, secondo me, di responsabilità. Questo è un segno di lealtà, chiarezza e trasparenza. Ovviamente per forze vicende, l'uno per motivi lavorativi, l'altro possibilmente anche per motivi lavorativi, io per questo le ringrazio, perché avrebbero potuto dire intanto mi nomino assessore, poi dopo si vede se lo posso fare. Invece secondo me è stato un atto di responsabilità nei confronti del sindaco, nei confronti della giunta, nei confronti di questo consiglio comunale, nei confronti della cittadinanza. Ma io non ho tempo, io in questo momento non mi posso impegnare, e secondo me è un atto di responsabilità da sottolineare. Si è proceduto quindi un pochino a verificare la disponibilità degli altri consiglieri, tutti alla prima esperienza, e si è arrivati in maniera naturale, e dico non poteva essere che questo, all'individuazione del dottor Ecolano come terzo assessore, in maniera del tutto naturale, perché non mi sono sentito di spingere, di forzare qualcuno dei consiglieri alla prima esperienza a fare subito questa esperienza di assessore senza aver prima fatto l'esperienza di consigliere comunale. Allora dice, ma Giuseppe allora è stato un kamikaze? Non è stato un kamikaze, perché Giuseppe in qualche modo può contare, così come tutti gli altri assessori possono contare, ma lui in maniera particolare, sull'esperienza accumulata dal sindaco in carica in questi 10 anni di attività che ho seguito la tecnica di assessore all'ambiente e di problematica alla tutela ambientale. E badare bene, qui voglio sottolineare una cosa, io volano, e poi prima che lo scordo e vado a concludere, secondo me ha preso delle deleghe che ad alcuni possono sembrare un po' inventate e forzate, ma sono delle deleghe particolarmente delicate. Perché ho ritenuto intanto incaricarlo del problema sanità nel senso più ampio del termine, e quando parlo di sanità mi guardate che intendo un po' riferirmi a quelli che sono i problemi igienico-sanitari, i problemi di sanità vera e propria, ma via discorrendo, tanto è vero che la sua delega lo ha arricchita di servizi di depurazione e fognatura, perché ne sono un problema per questo paese, sia il discorso dei servizi di depurazione sia la fognatura. E siccome a me è sembrato naturale, visto anche le competenze e l'attività lavorativa che svolge il dottore Iacomani,
seno all'acqua, incaricarlo e investirlo nel diversificatore. E credo di aver fatto in qualche modo un servizio alla cittadinanza nell'aver individuato una persona che può esprimere la sua competenza nell'ambito di questi servizi. Un altro tema che abbiamo aggiunto al Salvatore Iacolano sono i rapporti con gli altri. E qui voglio sottolineare che nei rapporti con gli altri Salvatore Iacolano non sarà da solo, ma sarà sempre accompagnato dal sindaco, perché ne cureremo in maniera scrupolosa quelli che possono essere i possibili, e qui sottolineo il termine possibile, passaggio dei servizi dal comune agli altri. Fino a quando non saremo costretti, i servizi li terremo, vi assicuro questo. Nella speranza che possano esserci delle novità legislative a livello regionale e nazionale, che ci consentono anche di poter eventualmente fare un passo indietro. Per questo ho ritenuto opportuno riproporre, perché ce l'avevamo riproposto negli ultimi 2 anni con l'avvocato Domenico Nigro, la delega specifica di rapporti con gli altri. Salvatore Iacolano si occuperà anche di sport. Voglio concludere un po' dicendo una cosa. Non poteva che andare così anche col discorso della vicepresidenza, perché sempre secondo un discorso di indicazione data dagli elettori e dalla cittadinanza, si è andato a guardare attentamente il primo dei più votanti senza aver preso alcun incarico di assessore, o di così via discorrendo, è Lucio Buccello. Di conseguenza il gruppo ha ritenuto in maniera unanime, questa sera l'ha dimostrato, di confermare Lucio Buccello alla vicepresidenza. E io qui voglio dirvi una cosa: l'apertura secondo me di un'amministrazione non si vede da queste cose. L'apertura dell'amministrazione si vedrà da come si proporrà al Consiglio, da come effettivamente il sindaco, la giunta si comporteranno nei confronti delle idee che voi giustamente, dei progetti che voi giustamente proporrete in quanto rappresentante di una fetta di elettorato e in quanto rappresentante di una parte del paese. Così come voglio sottolineare che l'apertura, la disponibilità di un'amministrazione si vede pure da quella che sarà la sensibilità nei confronti di quella parte di elettorato, di quella parte del paese che si identifica con un colore politico che in questo momento con dei colori politici non sono rappresentati. Quindi questa deve essere ed è il segnale che lancio questa sera al Consiglio Comunale. Vediamo cosa sapremo fare in termini di tempo, in termini di metodi che riusciremo ad adottare per poter concretizzare quelle idee. Se ci sarà bisogno di chiedere aiuto per andare a cercare le risorse, però vi invito di non vivere in qualche modo di promesse. Se ci sarà bisogno di andare a cercare risorse e dobbiamo andare a chiedere a qualcuno, non ho problemi. Così come non abbiamo problemi. Perché se è vero che una persona che va a fare l'assessore o che va a fare il sindaco e che quindi riveste una carica politica a quel punto rappresenta tutti, allora a questo punto quella persona non deve avere problema a poterci ricevere, a poter condividere e sentire le nostre. D'altronde è questo quello che voglio dire. Noi dobbiamo essere forti delle nostre idee, non dobbiamo essere succubi. Effettivamente siamo una squadra nuova, giovane. Saremo
è molto più da ora e non si sa più la strada, qualcuno sempre che è come si parla di voce di qualcuno, però non si piace le voci del popolo, che sono poi quindi le voci del popolo. Non ci sarà nessun passaggio o nel, anche perché non è una maggioranza abbastanza solida, quindi non ci sarà possibile che qualcuno di voi passa nella vostra maggioranza. Una cosa che devo dire che non è una. La sua presenza ha un significato.